day. The cat came back, we thought it was a goner. The cat came back, he just couldn't stay away. Thank you.
Creative Life G45. Bentrovati amici dell'edicola di Mister Piero Gatto, Salvo Sorci, i Blues Brothers del calcio siciliano. Che canzone cantavano i Blues Brothers? Qual era quella bella dei Blues Brothers? Il cappello, everybody vabbè, ma tutte, allora, visto, io penso a me l'ultima settimana, poi ritornerò a guardarvi negli occhi ancora, però tu levati, vabbè, piano piano, no. Poi a lui li facciamo togliere la puntata è in divenire, quindi infatti. Abbiamo visto appena il montaggio della partita tra Cus e Libertas, è terminato 1-1. Facciamo due parole, perché poi comunque abbiamo sentito pure Marco, abbiamo pubblicato l'intervista di Marco all'interno dell'edicola. Piero, 1-1, certo, sono due punti persi. Due punti pesanti. Io veramente l'ho amareggiato sabato scorso, perché l'altro giorno si è perso col dattilo. Si poteva inghiottire quella pillola, però questo pari contro la Libertas, che comunque ha detto anche di Marco, è una diretta interessata per la salvezza, certo. E quindi sono due punti veramente pesanti e persi. Di contro si è visto io devo fare poi i complimenti a Balsamo, sì, soprattutto a Balsamo, perché comunque ha fatto una buona fase difensiva, nonostante il Cus ha avuto diverse opportunità di andare a gol. Migliore in campo Licari, lo possiamo dire? Licari migliore in campo. Si è registrata la difesa. Nonostante ci sono state diverse opportunità da parte del Cus di andare a gol, devo dire che questo Libertas è venuto con la modestia e con la consapevolezza di venire a lottare, a sudare. L'hanno fatto in tanti, Pirrotta, Piazza, Cosima, no? Tutti hanno dato tutto quello che sicuramente potevano dare. Sicuramente, e hanno portato via un punto che comunque da quel lato lì, dal lato Libertas, hanno meritato, e all'ultimo ci poteva essere anche il colpo di coda, perché giustamente il Cus non ci stava a questo pareggio, quindi ha tentato diverse volte di fare il raddoppio, e giustamente si è dovuto scoprire e ha rischiato un paio di volte di capitolare. E quindi è normale. Quindi, però dico, bisogna, ecco, questo è un campionato dove il Cus deve stare molto attento sul pezzo, perché adesso cominciano a venire le partite quelle dure e difficili, quindi vediamo. Però alle volte si gioca, allora fare la partita è una cosa che magari lì incontri Libertas, se sei costretto a fare la partita devi fare gol, devi fare bene, quindi magari alle volte incontri la squadra magari più quotata ed esce fuori la partita, perché comunque bisogna dire che i ragazzi hanno messo l'impegno da parte di tutti, e ovviamente quando il risultato non viene qualcuno avrà sbagliato, quindi i meriti e i torti, i demeriti vanno a tutti sia i meriti che i demeriti, quindi qualcosa che non è andato bene comunque c'è stato, quindi bisogna analizzarla bene. Marco aveva il suo tempo per analizzare bene, che non può essere tutta sfortuna o tutta iella, quindi qualcosa bisogna comunque andarla a quantificare di materiale e di vero e di logico, quindi io da parte mia posso dire, che ne so, può essere un po' più, mettere un po' più di quella attenzione, non cattiveria. Sì, volte uno dice più cattivi e si pensa a delle calcagnate. No. Più cattiveria sul contrasto, sul raddoppio di marcatura, sulla pressione, anche l'attacco dentro l'area, tutti i palloni. Sì. Lì forse, ecco, in questo caso un po' è mancato il Cus. Però sta ritrovando i suoi attaccanti. Sta ritrovando i suoi attaccanti.
io devo fare i complimenti comunque a quel intramontabile Ferrara, Giancarlo Ferrara, che ha fatto una grossa prestazione. Però anche Benniraci finalmente si è allenato dopo una settimana di fila. Benniraci sta ritornando il bene, perché se Benni ritorna quel grande calciatore che è, cioè non è che sono tutti gli anni giocatori come Benniraci. E poi sperare in Marco Clemente, che finalmente possa trovare la via del gol, perché, con continuità, perché il ragazzo onestamente la gioca, fa molta quantità, però ancora quello che gli manca è il gol, e speriamo che Marco si possa ritrovare di nuovo la via del gol, e allora le cose si possono aggiustare. Comunque speriamo, siamo positivi, siamo positivi, dai. Mamma mia. King Maggio, 4 su 5, insomma, la media mi pare proprio record. Mi pare una record. Però vuol dire che il Mussolini vince il campionato? Perché? Certo. Gli altri anni, è partito sparato e poi ha lottato, ha giocato per la salvezza. Voi se che cosa potete fare? Questa... Però dai, ieri è successo di tutto, quindi ricordiamo, stiamo parlando di Mussomeli 0, Palmonball 2, una Palmonball che veniva da un momento... Davide Carioto lo sa, quindi chiedete a Davide di che cosa abbiamo parlato. Non è che chiaroveggenza, però dico, noi siamo chiaroveggenti. Chiedete a Davide Carioto di che cosa. Chiedete a Davide Carioto. Però quindi stiamo parlando di Musso, perché magari mi stanno dicendo Mussomeli 0, Palmonball 2. Vedi di Carioto e di Gennaro, uno dei migliori giocatori della Mito Cup. Noi abbiamo sponsorizzato Gennaro. Come mai tutti questi che hanno fatto premiare la Mito Cup fanno bene per arrivare? Perché li premiamo? Noi premiamo quelli bravi. Noi abbiamo sponsorizzato questo ragazzo, perché abbiamo visto che è un ragazzo veramente che merita, e ci ha dato soddisfazione ieri con il gol. Non è appena entrato, subito sentenza. Allora, comunque, al di là, cioè, questa vittoria, oltre ai meriti della Palmonball, però io voglio parlare due minuti della Palmonball. Posso parlare? Parliamo sempre. Complichiamo in 10. Doppia ammonizione ingenua di Abbagnate, e forse un po' troppo fiscale l'arbitro. Vabbè, quindi allora questo 2 non lo ha giocato neanche Giovanni Calcionovo, che si gioca alle Formiche. Quindi è veramente una grossa sorpresa per chi, non per noi, perché noi qualche cosa nell'aria c'era, perché a Mussomeli non si respira un'aria. No, veramente l'aria è pulita, però. Bella. No, sì, in alto c'è l'aria. Quindi il Palmonball ha ripreso questi 3 punti che aveva perso con due dirette concorrenti. Allora, ricordiamo che la Palmonball ha perso col Camarat e con la Libre. Sono due squadre che fanno lo stesso campionato della Palma, sono due sconfitte pesantissime. Ne ha recuperata una, perché a Mussomeli ci stava la sconfitta, ci stava tutto. Ovviamente. Quindi ha recuperato un passo falso, e quindi veramente questo è stato veramente un colpo di gola, anche che domenica, sabato abbiamo il Mazzara, e quindi non bisogna illudersi, quindi siamo attenti, perché abbiamo trovato un animale ferito e lo abbiamo ucciso. E domenica viene una squadra in salute. Ora passiamo un po' nei defunti, che sta succedendo di tutti, ragazzi. Questo Mussomeli quest'anno, Mariano, perché? Mariano è un nostro fratello. Mariano ha perso un po' la testa. Allora, Mariano a prescindere, hanno visto che brutta foto gli hanno messo Giornale di Sicilia quando aveva tutti i capelli. 8 anni. Dei giovanissimi. Mamma mia. Allora, Mariano è un caliente. Quello che ha nel cuore c'ha fuori nel... Però guarda, io dico una cosa. Che mi dispiace da morire. Io dico una cosa, Mariano. Però anche certe paroline, diciamo, non è certo. A fiori di rosa. No. Mariano ha torto sfacciato. Non si... È veramente una cosa che non si fa mai.
Però io dico, conoscendo Mariano è come quello che insomma che con la moglie litiga, ma non è che se la assaga la moglie perché litiga, perché certo. Quando Mariano è uno che si appassiona alle cose, quindi avere la consapevolezza di avere sbagliato o che non può dare e non sta dando quello che Mariano sa dare, ha reagito con il gettare la maglia, che secondo me comunque se non è stato un gettare la maglia al pubblico, ma forse darsi due schiaffi da solo. E io conosco molto bene Mariano e comunque non avrebbe mai fatto questo al suo pubblico, che comunque ha sempre speso belle parole. Anche dall'inizio dell'anno. Perché anche a noi a livello privato ha sempre detto Mussomeli vado un posto meno, un paradiso, sempre bene parlato dell'Ava. Però dico, ora la dirigenza deve prendere dei provvedimenti, con tutti però, attenzione, ecco, che ora non è che ora, ecco. Non è che ora Mariano ha fatto questa stupidata, perché ora tutti a lanciare le pietre a Mariano e non è giusto, perché ora è facile, ah, vedi Mariano e tutti gli apporti sono buoni, non si salva nonno, non si salva il magazziniere, non si salva l'allenatore, non si salva la squadra, non si salva nessuno, i dirigenti si salva i dirigenti hanno messo in mano tutto a Renato Maggio, e forse è stato un errore, quindi se Renato Maggio avesse fatto bene noi saremmo qua oggi a osannare Renato Maggio, perché Renato lo sa. Ritorniamo alla Renato sa che noi siamo pronti a osannarlo, perché Renato abbiamo sempre considerato uno dei migliori, però Renato stai facendo male tu con la tua squadra, quindi e quando si cade con Sansone, con tutti i filistei, quindi io non condanno Cordaro, non condanno nessuno, però colpevolizzo tutti. Certo. Perché tutti siete responsabili di quello che sta succedendo, quindi bisogna veramente ora capire cosa fare, il capitano affonda con tutta la nave, quindi da Renato Maggio all'ultimo ragazzino che è nella squadra è responsabile di questa catastrofe. Perché ragazzi, dico, ci sono degli investimenti economici fuori categoria, qua stiamo parlando. Qua si è stato messo un budget in mano a Renato, ha detto qua ci può essere il budget, fai tu la squadra, l'ha fatta Renato. Quindi è giusto, non è nessuno, chi ha voluto l'ha preso, è stato fino a Di Leo l'ultimo giorno di mercato. Quindi Di Leo ha fatto una bella partita ieri, quindi complimenti, e si è sacrificato. Arnone comunque, però dico, a chi salvi? Non puoi salvare nessuno, perché comunque ripeto, si stava giocando contro una Palmomba che in questo momento non è bella, quindi bisogna Il livello e gli obiettivi della tua squadra sono diversi, esatto, quindi la Palmomba le pensa a salvarsi, mentre Mussomeli è stata costruita per fare per fare divertire il suo pubblico, perché veramente qua gli unici che meritano un applauso è questo pubblico. Poi io dico al pubblico di Mussomeli, non lapidiamo una sola persona, perché non è corretto, non si fa, quindi sicuramente Mariano deve chiedere scusa per il gesto che è brutto, ma lo farà perché Mariano è un uomo. È sicuro, guarda, ragazzi, io dico veramente, io sono sicuro che Mariano non ha mai avuto intenzione di, perché Mariano è uno che ha orgoglio, ha dignità, e quindi è uscito ferito, quindi quel gesto brutto sicuramente non era rivolto né alla maglia, no, non è neanche a voi. Ai suoi sostenitori, che veramente vuole bene, e sono tanti, quindi. Poi se Mariano vuole chiamarci, perché non lo sentiamo, non l'abbiamo sentito, lo volevo sentire la settimana scorsa, però ora è giusto che ci sia, perché veramente sentiamoci Mariano, ti vogliamo bene Mariano, ti vogliamo bene, sei stata una bella prepara, camorino. sono dispiaciuto, sono amareggiato perché... per questo centro Mussomeli, che è uno spettacolo. Cioè, ti giuro, sono veramente dispiaciuto. Al di là della contentezza che comunque sia i ragazzi della Parma. Ah, no, attenzione. Viva Parma, per carità, che noi sempre la nostra squadra, quindi siamo felici. La squadra di Palermo, ovviamente siamo un po' di campanilismo. Cioè, però dico, così no. Ecco, questo piano, quindi vediamo cosa decide la società, e so che in giornata hanno una riunione, vediamo cosa deciderà. E ovviamente non si divideranno i dolcini,
quindi e per una volta diciamo molti malumori giustificati da parte di tutti, quindi, pure noi malumori, anche noi. Ecco, all'esame di maturità. Ora si incomincia a vedere chi vuole veramente fare bene in questo campionato. Allora, e sicuramente. Però diciamo quello che è successo. Abbiamo incontrato Elia Bagnato qualche giorno fa. Eliuccio, dovevamo incontrarci sabato, però c'è stato quel diluvio. Non ci si poteva vedere. Che ci ha invitato nel suo splendido ufficio. Ed era sicuro di una buona prestazione domenica. Era sicuro di una buona prestazione domenica contro una grande squadra detta lui di Pacheco, noi lo conosciamo perfettamente. Però ha detto il mio Mazzara farà una grande prestazione. Sì. Si sarà brindato champagne con la visione del gioco, però comunque sia, contro un Pacheco in questo momento veramente sembrava inarrestabile. 3-0 del Mazzara. Una bella scoppolata. Una bella scoppolata del Mazzara, che ha dato un segnale di forza a questo campionato, perché veramente c'è stata una bella vittoria, e però contro un Pacheco che comunque, al contrario di quello che possa dire il risultato, se l'è giocata perché diciamo che il 2-0 poteva essere accorciato col 2-1, e quindi magari tu sai benissimo che il 2-0, 2-1 le cose cambiano. 2-1 è il risultato peggiore, perché stai lì con la paura, vuoi vedere che questi pareggiano e pareggiano, e quindi invece poi è venuto fuori il 3-0 che ha chiuso la storia di questa partita. Quindi complimenti a questo Terranova, che comunque è cinico. Ortolini, nuovo acquisto, il gigante ha segnato. E questo ha fatto nel suo Ortolino. Lui. Nel suo Ortolino si è fatto il suo gol. Comunque, Terranova è un cinico, ragazzi. Questo qua è micidiale. Piano piano finalmente la società sta accontentando a quello che lui diceva: se avete affare, vado a pigliare giocatura. Sicuramente arriverà altra roba a dicembre a completare l'organico. Tanta roba arriverà, tanta roba. Quanto odio questa parola. Infatti, opposto lo dico: arriverà tanta roba, vero? E quindi il Mazzara dirà seriamente la sua per questo campionato, perché i presupposti ci sono tutti. Il Pacheco non ha niente alla fine il campionato del Pacheco è quello di fare bene, di salvarsi senza passare dai play-out. Una giornata storta comunque sia. Per me una fra non molto prima della classe, che vedete che fanno 11 molto, punti fra non molto il Mazzara sarà, se 13 intatti lo sarà, 11 il Mazzara sarà, quindi sarà in questo momento è secondo non facendo niente di scintillante infatti è pur vero che ancora gli scontri quelli seri si devono concretizzare all'inizio, però questo era un test importante, in casa, quindi ancora insomma, ancora il Mazzara deve far vedere se è maturo. Certo. Però dico, questo è un ottimo risultato. Massimiliano, non ci siamo sentiti con Massimiliano, questo è una cosa grave. E dobbiamo io effetti te l'aveva detto, ma quindi si è preso queste tre pappine. E la mia risposta è finita alla grande, quindi complimenti per la mia risposta. E niente, cosa dire? Pacheco è un ciofone. Vabbè, comunque sì. Ci può stare. Quindi sereni, salutiamo Vinci, che dobbiamo vederci, perché io non ho avuto, non so, capito. Il nostro presidente. Non vi potete vedere, diciamo, bene. Però non appena riprendo ti veniamo a trovare il nostro presidentone che ci aspetta. Nel suo splendido bar a Marsala, quindi dobbiamo andare a trovare e cosa dire. Bravo questo Mazzara e forse sai che per la prima volta ho l'impressione che questo Mazzara incominci a essere nelle mani di Elio Abbagnato, cioè concretamente mi è sembrata una squadra che Elio quando abbraccia una cosa lo abbraccia con il cuore, però questa partita dentro casa, sai, questo scontro, questa è la prima partita di Elio Abbagnato, lo possiamo dire?
Vabbè, vai, lasciamolo contento, va, va bene. Primo punto del Pro Favara. Primo punto del Pro Favara. Complimenti a Favara. Al baffo. Dai, Toti Longo, bravo. Ha preso un punto. Mandracata. Una mandracata. Ci mancava mezza squadra. Meglio. Perché l'aveva la squadra. Ma infatti dico. Cioè, io ho letto nel giornale che gli mancavano 5 elementi. E io ho detto, ma perché la squadra l'aveva loro che gli mancava la squadra? E diciate un punto contro l'Alcamo, io isperato. Forse questa è meno prevedibile la vittoria della Parma, ma sì, perdonami. Sì, io non capisco come. Ovviamente leggo che l'Alcamo ha fatto qualcosa in più della Favara, ma ci mancherebbe altro, perché ci mancava pure che l'Alcamo non facesse qualcosa in più. Barcellona, Messi, ci mancava pure che non faceva qualcosa in più. Quindi continua da parte dell'Alcamo questo boh. Gigi Proietti fa boh. Non ho parole perché è inspiegabile come una squadra con, diciamo, questo discreto, ecco, discreto organico, che noi abbiamo sempre detto che non è un organico da vincere il campionato, però è un organico buono, è un Alcamo, ha un buon organico, e comunque da non andare da... vuoi fare un paragone? No, ma neanche sto lì a guardare, perché, anche perché abbiamo visto che il Pro Favara ha dei grossi limiti. Sì. Ha dei grossi limiti. Stanno cercando di aggiustare. Quindi, ragazzi, non andare a fare il risultato a Favara come se la Juventus andasse a pareggiare, non lo so. Ma già sta succedendo. Quindi è veramente. No, beh, allora, intanto veramente complimenti, sì, vivissimi, complimenti a Favara. Comunque hanno lottato fino all'ultimo, ha segnato Benni Calaiolo all'83esimo, hanno notato questo pareggio veramente, perché l'Alcamo poi queste partite non le riesce mai a chiudere. Poi dico di solito le partite, se non le sblocchi, allora lì fai fatica. Ma cavolo! Stai vincendo 1-0. Sì, tu sblocchi un risultato contro una squadra molto inferiore a te. Molto. Quindi hai questa cosa di sbloccare i risultati. E non riesce, prima dell'1-0 se hanno sbagliato tanto. Aspetta, quindi materialmente sono stati loro in vantaggio 50 minuti. 50 minuti in vantaggio senza neanche chiudere la partita. Questo, secondo me, io non ho sentito Corrado. È sparito Corrado è sparito, non so veramente nulla di questa, però quello che è c'è poco da fare. Quindi la colpa di non essere riuscito, quindi aver avuto la buona cosa di sbloccare, quindi già. Ma com'è che non si chiudono? E non si chiudono, quindi tenere viva una squadra, anche uno che non è morto è sempre vivo, quindi sta lì finché confisca il tutti possono pareggiare la partita. Di fatto è successo, quindi qua da bacchettare tutti, come sempre diciamo, non perché c'è il nostro fratellino lì vale panchia per lui, dall'ultimo al primo vanno tutti bacchettati. Sì, ma non si riesce proprio a cioè, che si deve fare? Io non lo so, però veramente. Non lo so, perché anche questa è una squadra costruita con la volontà dell'allenatore, quindi e non è che magari la squadra. Uomini che non riescono a dare quello che sanno dare, perché insomma, gente come Manfred, come Lala, come Piccone, come Giglio, insomma, gente cardinale, gente che, ragazzi, siete del serio, Gioacchino, quindi siete dei qualitativamente veramente dei nomi per il nostro campionato, qualitativamente è una bellissima merito o demeriti degli avversari ne vale della vostra professionalità. Sì, perché comunque state screditando, diciamo, quello la che vostra, avete fatto, anche il mister. Anche il mister. Infatti, quindi vedremo quello che succederà in settimana. Tutti decidetevi, insomma, guardatevi in faccia bene e pensate da dove ripartire per un complimento a questo Favara.
Vediamo il proseguo. Io prima che posso fare la musica? No. Io quello che aspetto veramente da tanto tempo è che finalmente gli diano questo campo al Campofranco, in modo che ritorna a giocare nelle sue mura mie. Perché è vero? Non può questa squadra sempre giocare fuori. Perché giustamente vedi. Perché è vero? No, vedi il campo che hanno dato. Ma che dice tu? Come quella che. Hanno lo stadio. Vero. Cioè allora queste tre partite che hanno perso hanno giocato in casa. Sì, non ci giocano più a Castel Terni. Minchia, ma no, minchia, non si può dire. Cioè, non ci giocano più a Castel Terni. Ah, quindi giocano a Campofranco. Giocano a Campofranco. E quanto punto hanno fatto a Campofranco? Zero. Ma la volete finire i babbiare, perciò. Cioè, avete il campo sotto casa. Sotto casa. Sotto casa. Tutto Campofranco. E attorno al campo. E attorno al campo. Quindi non è che sono qui da affacciate, sono due anni. Spettacolari, che ragazzi, ridicoli, male. Ma stai scherzando. Le illusioni di Alcamo, giustamente e di Raffadali. Alcamo è stato, c'è stata quella reazione di carattere contro un Alcamo inguardabile, abbiamo detto, quindi bisogna anche valutare queste cose. E quando si incontra squadre come la San Cataldese, lì vengono fuori. Vabbè, ora nodi, ora diranno abbiamo perso vengono. Solo sul rigore o quel discorso. No, non lo dicono perché comunque abbiamo sentito mezzo Campofranco, quindi non è che noi non è che. No, vabbè, qualcuno però il rigore, no, incominciamo. Allora, noi non parliamo mai, anche se noi non vediamo, io non vedo. Vabbè. Io non vedo. Visto tutta la partita, l'ho vista tutta. Però dico mezza Campofranco abbiamo interrotto. Sì, ma le immagini della partita l'abbiamo vista, non quindi, è che non l'abbiamo vista. Comunque, ragazzi, questa è una squadra che non può vivere di illuminazioni estemporanee. Quindi, questa è una squadra che non ha un'organizzazione. Mi dispiace perché Fabio Vitale è un amico nostro. Come purtroppo noi non possiamo. E difendere il nome, perché noi siamo l'Edico, sapete benissimo, noi non guardiamo in faccia a nessuno e quindi quando dobbiamo dare a dire queste cose siamo feriti nel cuore, certo. Perché noi vorremmo sempre parlare bene dei nostri amici, però noi amici non abbiamo. Ma così dovremmo parlare bene di tutti. Non abbiamo. Ma anche uno deve parlare di l'edicola, noi amici non ne abbiamo. Abbiamo tanti nemici, però tanti nemici, tanto onore. Tanto nemici, tanto quindi, onore, è da dire che non c'è niente. Non c'è nulla. Cioè questo Campofranco doveva ripartire dal pareggio di Alcamo per una con grinta, orgoglio, e organizzazione. Cioè, tu non puoi incontrare una. Allora, finché tu incontri un Alcamo che non si ritrova, perché non si ritrova in questo momento. Ma questa è la scuola che fa. Ma quando tu incontri una San Cataldese, la scuola più organizzata del campionato. Tu sei un buono capitizio. Esatto. Perché già ti è finita bene. Quindi, e poi non far valere. Questo vantaggio che è questo splendido campo che finalmente hai sotto casa e non dai la soddisfazione al tuo pubblico di dire gol, di finire una partita e dire abbiamo vinto e chi ne sembra a casa contente. E non va bene, quindi bacchettiamo tutto. Questa è la puntata del titolo, credo che adesso bacchettate per tutti perché questa società. Anche la società comunque deve svegliarsi, che non possiamo dare. Io non sto capendo niente. Non possiamo dare la colpa ai ragazzi, all'allenatore e salviamo la società. Anche la società bacchettata. Che mi mandassero una mail, deve essere, non lo capisco. Deve essere presente, pigliarsi in mano la situazione, fare vedere chi comanda, perché io nel scipiccio e comando io, è giusto. Quindi fare vedere chi comanda e vedere. E vedete quello che dovete fare, perché così non si va da nessuna parte. Complimenti a Rosario Marcenò, ennesimi soli. Io Marcenò, non ne posso più. Marcenò è. Come si può definire? Marcenò, ragazzi, è andato lì.
Ha dimostrato la sua maturità nonostante è giovane, perché non è che ha fatto il gol, ha capito che comunque poteva gestirsi la situazione, ha capito che comunque dall'altro lato non c'era nulla che glielo poteva impensierire. E con umiltà, diciamo, ha controllato la gara. È controllato la gara, con umiltà. E si è portato a casa a tre punti, che comunque Campofranco è sempre una piazza con di tanto rispetto, attenzione, quindi però al contrario di quando è stato col Corse, che hanno creato tanto, ieri la Campo, quattro sporadiche situazioni, non ha fatto nulla, quindi bravi a San Catone. Anzi, così Mani un po' di occasione ha levato le castagne dal fuoco per il raddoppio, per purtroppo nel gol non ha potuto fare niente. Mi hanno detto che comunque è esente da colpe. Quindi ragazzi, allora, sveglia a Campofranco, bravi a San Cataldo. Questo quindi, momento devo dire che 10 punti e 10 poi punti. La prossima ma 10 punti, ma hanno perso solo con la Palmonball per quella stupidata finale di Dolenti. Castelbuono Folgore 1-1. Era una bella partita da vedere, questa qui. Anche se per quello che si legge non è stata una bella partita, però andiamo a mettere d'accordo. Abbiamo detto che di campo non se ne deve parlare. Non è che noi non parliamo di campo e ne avete a parlare voi. È giusto. Che qualcuno si è lamentato su un terreno di gioco al limite della praticabilità, la formazione rossonera. Quindi, se non ne parliamo noi di campo, non ne deve parlare nessuno. Punto. Comunque, Castelbuono fa vedere che è una squadra che, lo abbiamo detto già dalla prima giornata, che sarà protagonista di questo campionato. E voglio continuare a fare i complimenti a Ricca, che è in una fase crescente per quello che è il comportamento che deve assumere l'allenatore, che ho visto altre dichiarazioni di Ricca veramente belle, perché quando un allenatore si esprime così fa piacere. Magari. Quindi ha fatto i complimenti alla squadra avversaria, ha onestamente detto che il pari è un risultato giusto, e questo significa che questo ragazzo vuole crescere, sta crescendo, e secondo me crescerà con tutto l'organico che ha in mano e farà veramente bene, perché analizzando così le partite si cresce, perché si parte da quello che non è andato bene, avere la consapevolezza di un risultato che non è venuto perché anche l'avversario ha meritato. Quindi va ad andare a vedere dove non si è fatto bene, quindi lavorare su questo. Quindi voglio di nuovo, come abbiamo un po' tirato le orecchie 2 settimane fa, voglio di nuovo fare i complimenti a Ricca per quello. E fai conto che hanno pareggiato all'87esimo, quindi comunque hanno pareggiato all'87esimo, è un boccone amaro, all'87esimo, però tutti e due cavolo, fatecelo dire, tutti e due si lamentano del campo, perché giustamente non si può giocare a calcio nelle paludi, quindi ragazzi, incazzatevi quanto volete. Quella è schifo, quindi ragazzi, che non se il campo fa schifo, non è fa schifo, incalzate. Diciamo di nuovo, questo centro di Castelbuono ha bisogno di un cavo, cioè, ne ha tutti i diritti. Piango Guastella, Venuti, ma io piango il pubblico. Il pubblico paga, il paese ha diritto. Sì. E poi da ora Capuano dice no, il campo è no, il Capuano no, Capuano penso che sarà con noi, non penso che Capuano possa dire, anzi, noi diciamo questo a favore della dirigenza, quindi diciamo di nuovo il campo ragazzi, in modo che noi possiamo venire a vedere delle partite vere di calcio e non vedere gente che lavora come la squadra del Castelbuono, che cerca di giocare e non può esprimersi come lei, e si prendono punta. Perché questi sono due punti persi, e chi ha questo era il primo. Sì, era il primo. E quindi comunque,
La stessa cosa vale per la Folgore, attenzione, che anche la Folgore è una squadra che gioca a calcio. Quindi anche non è stata aiutata, non è stata aiutata. Quindi complimenti. Comunque Amoroso ci ha creduto perché alla fine ha cambiato pure Modulo, quindi ha fatto pure l'arrembaggio, cioè che ha regolato la partita, anche se fuori casa, quindi anche merito, sì, ma ad Amoroso. Ma fare l'arrembaggio, ecco, anche io merito, io perché qualcun altro gli sarebbe anche spento magari, però, a Castelbuono, però io voglio dire, ci ha creduto. Io voglio dire non perché voglio difendere Ricca e i suoi ragazzi, ma andare a rincorrere un risultato con quel campo, quindi andare a fare un po' di arrembaggio, secondo me anche a livello agonistico, sai, ti sa di quelle partite antiche, e quindi ti dà più carica. Sono tante cose che cambiano l'andazzo quando lo scenario è diverso, è diversa anche il film. Quindi se noi abbiamo un terreno bello, allora ti porta a giocare la palla, i ritmi li puoi, sì, rallentare, e puoi rallentare il gioco, puoi fare un possesso palla, e quindi sicuramente il Castelbuono avrebbe fatto questo. Non è stato possibile, quindi ha avvantaggiato la squadra che rincorre, che basta mettere la palla avanti, andare, certo, ad attaccare la seconda palla, lì va in difficoltà, e quindi secondo me è stato svantaggiato più il Castelbuono che la Folgore da questa situazione. Oh, ora però, bravi a tutti e due. Non fa male a nessuno. Bravi a tutti e due, perché la Folgore comunque è andata a prendere un punto d'oro, e comunque riconfermi i complimenti a questo Castelbuono, che sta facendo veramente un grande campionato. E speriamo comunque per il proseguo, che ora andiamo contro l'inverno. Andiamo contro l'inverno, organizziamoci, se eventualmente si può pensare che il campo non è in buone condizioni, cerchiamo un'altra soluzione, almeno giochiamo pallone, cioè. Fatti, okay? Quindi forza Castelbuono, forza Folgore. Super Cannolo, eccolo qua! Ma Super Cannolo perché? Cioè, a fare? Non ci chiami, non ci pensi, noi ti vogliamo bene, un mani cannolo, perché abbiamo deciso senza cannolo. Grande Formisano, 4 gol e tutti a casa. Però non bisogna illudersi. Perché, ora vengono le partite. Perché ora vengono le partite, però stanno facendo i punti che devono fare. Giusto. I punti che devono fare. Questo è tutto fieno in cascina, che è tutta salute. Tutta salute. Vanno con la Folgore, sì. Vanno a salire, sì. Vanno con la Folgore fuori. Sono vicini. Ad aspetta, se la fanno con la bicicletta. Va bene, effettivamente. Quindi sono lì, a due passi. Ed è una partita che comunque si può, il buon Formisano si può andare a giocare. Vabbè, ieri non c'è stata storia, ma io guarda, non c'è stata storia. Comunque questo Raffarali deve soffrire tutto il campionato, perché comunque non scherziamo, non si può costruire una squadra di eccellenza nella mediocrità e poi cercare di fare che cosa. Quindi è una squadra che deve soffrire. Soffrirà 3-4 buone individualità, però troppo poco per un campionato che comunque sta facendo vedere un campionato tosto, nessuno qua vuole perdere, e quindi ogni partita è una battaglia, vedete anche le ultime in classifica, si rendono protagoniste di successi, anche di sgambetti. Qui non ci sono né prime né ultime, quindi sarà un campionato quantomeno il girone d'andata, dove tutti si piglieranno a cazzotti, poi il giorno di ritorno ancora col di Porto, ancora col di Romeo, Porto fanno la differenza. Spettacolari, però inarrestabili proprio, veramente. Quindi che dire, bene questo Dattilo, che comunque, ragazzi, scrive nella sua storia che è stato primo in eccellenza, quindi questa è una data da segnare col rosso nella storia di questa squadra. Prendi il calendario dell'Eurobar di Dattilo, Eurobar, e ci mettete la classifica, primo in classifica, evidenziatela
e me la conservate, perché questi sono i punti che vi serviranno. Vabbè, poi quella, ovviamente non è quella la casia, però è un bel ricordo. È un bel ricordo, un bel ricordo. Io mi auguro che state anche Prestia ha segnato pure. Ha segnato anche Prestia, quindi bravi, bravi veramente tutti. A Raffadali. Raffadali là, ragazzi, dove bisogna soffrire e stringere i denti e fare, cercare di fare più punti possibile per poi a novembre e poi cercare di fare qualcosa nel, se non si vuole, se non si vuole capitolare, bisogna fare qualcosa, se no non si va da nessuna parte. Chiudiamo con Gela Kamarat 4-1. Ah, però non è che ora diventa il suo fenomeno Gela Kamarat, il Kamarat era comunque, mancava come sei giocatore, quindi al Kamarat veramente. Allora Gela, avete fatto quello che dovevate fare, cioè vincere, quindi non vi diciamo bravi, non vi diciamo no, ma dovevano farlo perché avete fatto quello che dovete fare e il campionato ancora per il Gela deve iniziare, sì, deve, quindi sì. Diamo intanto un bentornato a Totò Bruccolelli che comunque festeggia la vittoria, quindi il vincere non fa mai male, quindi fa sempre bene, quindi bentornato Totò, sul tre punta intanto ne mettiamo dentro, però non bisogna, giusto, ancora è presto per poter dire che abbiamo risolto i problemi, ma lui il lupo ha lasciato tutto come si trova, ha guardato un po' un attimino come va la situazione. E quando la squadra funziona a battere attaccanti, Pier? Ma sì, però io ce la voglio sempre vedere andare fuori casa, fare una bella prestazione e vincere dentro e fuori, allora lì diremo benvenuto al Gela che deve vincere il campionato. Ancora questo non lo possiamo dire. Anche perché comunque la partita di ieri non è probante dal mio punto di vista, anche perché il Kamarat, oltre ai problemi che già c'ha di suo, ci mancava veramente mezza squadra. Però mezza squadra è come comunque il Kamarat, non è che potete, non è che partito di Kamarat e dire andiamo a fare, no, andiamo a cercare di limitare i danni. Non ci sono riusciti, che comunque hanno preso 4 pappine. Ha segnato di nuovo Gioacchino Pimitela, che ha messo dentro un altro timbro. Gioacchino non molla mai. Rinviato il giudizio, che non è sul Gela, sì, assolutamente sul Gela. Kamarat, come abbiamo detto, per il Raffadali è la mina vacante, però il Kamarat sì. Però il Kamarat secondo me rispetto al Raffadali, perché in casa ce n'è per tutti, in casa ce n'è per fuori qualche punto lo porterà in casa qualche punto a casa del Kamarat, però non nelle condizioni rattoppate di domenica. No. Quindi comunque deve fare anche come il Raffadali, un po' meglio del Raffadali, però deve soffrire. Kamarat questa ma lo sanno. Anzi, complimenti sempre ai ragazzi che stanno buttando il cuore oltre l'ostacolo, quindi io sono con voi. Io altro giorno dico c'è un ostacolo, ma tutto il suo cuore che è Kamarat messo là. Quindi niente. E a sé che non facciamo promozione. E dai, facciamoci questa speciale specchietto, carini Monreale 3-2. Mamma mia, che ma vinceva 2-0. 2-0 vinceva. Quindi grande rimonta. Grande rimonta del Carini. Quindi ma questo 2-0. Però c'è una cosa, troppi gol pigliamo a Monreale. Lo abbiamo già detto la settimana scorsa. Bene. Che prende troppi gol. Abbiamo detto a Maramà. Abbiamo detto perché prendi molti gol. Maramà, perché tendi troppi gol? Quindi ancora questa risposta non l'abbiamo avuta. E questo Carini che rimonta 3 gol, comunque guarda che ha fatto la mandacata, ha fatto un cambio, sì. Ha fatto un cambio in corsa fino a Lauro, sì. Onestamente devo dire che ha fatto uscire Cataldo e chi è l'altro che ha fatto uscire, non ci vedo. Gallina che ha fatto ha messo Cucuzza e Bonavita che ha fatto buon brodo. Gallina fa buon brodo. Va bene, io vengo gatto, posso permettermi. Va bene, ok. Allora, che cosa è successo? Poi Brizzi.
Sì. Ah, devo salutare Vaccaro. Ciao Alessio. Vabbè, ma avete perso però. Ha perso 2-1 contro il Partinico. Partinico è una squadrone. Una brutta bestia. Bella squadra, bello squadrone. Devo però dire. poteva fare. Io mi aspettavo che poteva fare il colpaccio perché il Sapizzi è messo male. Ha segnato a chi? Sempre lui, Massimo Lavadera, il mio bomber, cioè, sei sempre il migliore. Ti rendi conto che questo... 64 anni, no, fa 64 anni. Con un'altra testa poteva essere il centravanti della nazionale italiana, per me. Ah, non lo è stato? Per me con un'altra testa, il centravanti della nazionale italiana, gatto, un fuori classe, e non in... Poi il Villabad, che dentro casa si piglia 4... Shaker dalla Riviera Marmi, non vale, tripletta di Iovino. Iovino, tu birra. Ma perché giocava Iovino? Ha tirato da Custonaci l'ultimo gol, no? Però Iovino dai, è sempre un grande. Ma io vedete i giocatori come giocano in promozione. Ah, siete anche Cannavò. Il nostro Cannavò, che l'abbiamo visto anche lui nella Mito Cup. E mai ci faccio gol, questo Villabate piglia troppi gol. Prende troppi gol. Questo Villabate prende troppi gol. Io sono sempre del parere. C'è qualche polemica? Io sono del parere, io lo so. Io sono sempre, non per i ragazzi, perché io sono per la squadra giovane. Sì, lo so. Però chi giochiamo qui è un centrocampista, è un attaccante, io sono un difensore, magari vuole mettere. È un difensore, ma sono per l'esperienza. Perché il ragazzino è un 98, pur bravo, per quanto può essere, viene l'anno scorso giocava con gli Aesigio, non quel portiere, io parlo in per genera, tutti i 98. L'anno scorso giocava con i ragazzini, quindi andare ad occupare un ruolo così delicato e delicato, tranne che non sei buffon, quindi c'è bisogno di crescere. Quindi secondo me questo parto tra i ragazzi e i grandi va fatto gradualmente. Quindi andare a mettere un 98 lì in porta. Poi soprattutto quando questi tiratori come Iovino che devono vedere la porta calciava perché poi lo sai cos'è, non è bello. Ah, noi siamo senza. No, non è giusto, non è onesto, perché i ragazzini vanno sempre tutelati. E quindi non è. Un problema è Borja, non è del ragazzo che può essere in porta. I ragazzi 98 così ti arrivi. Perché ti arrivi? Allora, non fate calciare da 30, da 100 metri. Però io sono sempre per il portiere. Vabbè, comunque Riviera Marmi, anche qua c'è un altro tipo di campionato. Comunque il Villabate non è male. Non è male, però Riviera Marmi forse è un pochettino meglio. Sì, quello sì. Però dico alla fine, io penso, secondo me, attenzione, con un portiere maturo. Io penso che se la poteva giocare il Villabate, però faccio gol. Sono tanti. Comunque, bando alle ciance. Che succede? Che vuoi? E gli altri che c'è qua? No, niente, questi è la promozione. L'abbiamo detto. Vabbè, i nostri l'abbiamo detto, quindi. Non ci interessa. Saremo un nuovo. E infatti, che è la cosa migliore. Con questo abbiamo finito. Amici dell'edicola di mister Piero Gatto. E il grande Salvo Sorcione. Ci vediamo la settimana prossima e quindi troveremo forse tanti allenatori nuovi per la prossima settimana. E comunque sì, arrivederci vecchi e benvenuti ai nuovi. Ciao, caffè ciao. Adesso. Caffè, arriva il caffè, guarda. Guarda, in diretta. In diretta, grazie Valerio. Cin a tutti cin. Voi. E viva il caffè con l'edicola. Ciao.